Ciao ragazzi, oggi in nuova ricetta vi facciamo vedere come preparare una crostata salata di patate e ricotta. La ricetta è semplicissima e il risultato è davvero molto molto carino. Vi faccio subito vedere come. Andiamo a versare le nostre patate che intanto abbiamo sbucciato e tagliato a cubetti. Aggiungiamo anche il cipollotto fresco, un pochino di sale e versiamo l'acqua. E possiamo mettere sul fuoco coprendo con un coperchio. Dopo circa 10 minuti, come vedete, l'acqua inizia ad asciugarsi, anzi, ormai è quasi del tutto asciutta e le patate si sono ammorbidite. A questo punto possiamo spegnere e togliere dal fuoco. Versiamo in una ciotola e lasciamo intiepidire bene. Una volta che le patate si saranno raffreddate un pochino, possiamo aggiungere la ricotta, le uova, il sale, qui abbiamo messo anche un po' di pepe e un po' di peperoncino. Aggiungiamo un giro d'olio e mescoliamo. Io ho preparato un panetto di pasta brisée, questa è la nostra classica e famosissima ricetta, la trovate nelle schede e nella descrizione per vedere il procedimento. Io ho aumentato un pochino le dosi, quindi gli ingredienti totali li trovate come sempre all'interno del video, mentre appunto il procedimento potete andare a vedere la ricetta. Adagiamo quindi la nostra sfoglia all'interno di una teglia e la andiamo a sagomare bene lungo tutti quanti i bordi. Rifiliamo i bordi togliendo l'eccesso, aiutandoci con un mattarello. Bucherello la superficie. Anche se vi confesso che in realtà quando faccio le torte salate questa è una cosa che mi dimentico sempre di fare. E possiamo riempire con il ripieno di ricotta e patate. Quindi non ci rimane che spalmare bene. Ditemi se non è golosissima già a vederla così. Ho steso la pasta che mi avanzava e adesso ci facciamo delle striscioline proprio come le classiche crostate. Disponiamo le striscioline di pasta quindi sulla superficie della nostra crostata, in questo modo, e adesso andiamo a risvoltare tutto quanto il bordino in modo da fare proprio una crostata bella pulita e perfetta. Guardate che meraviglia, è bellissima e a questo punto non ci rimane che infornare. La nostra torta salata di patate è pronta, ha cotto in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. È una ricetta davvero molto molto versatile, infatti va bene davvero in tantissime occasioni, dalla semplice cena, ci sono pochi ingredienti, quindi anche se non avete tanta voglia di cucinare o non avete fatto la spesa è perfetta, fino ad arrivare a buffet o cene con ospiti, perché si presenta davvero benissimo e farete sicuramente la vostra figura. E guardate che meraviglia, la fettina è stupenda! Come avete visto, preparare la crostata salata di ricotta e patate è semplicissimo, ci vogliono davvero pochissimi passaggi e anche pochissimi ingredienti. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!